Diamo le posizioni dei cavalli. Con qualche problema nel retrovio per un concorrente, ma adesso sono partiti. A comando sta andando il numero 2 di Villeroy, che precede all'interno il numero 5 di Gov. Più a largo sta avanzando uno dei 3 Dubois in pista, si tratta dell'11 di Ralph Darling, con Ralph Darling che sta andando sulla battistrada di Villeroy, che adesso riprende in mano in terza volta il numero 9 di Village Mystique. Village Mystique che sta passando in mano, all'esterno si profila via Joflin, che allunga e va a prendersi la seconda posizione allo scoperto, mentre al centro pista sta risalendo il numero 3 Wayland Cash, che però finisce con confondere l'andatura e sbagliare. Al comando quindi davanti alle tribune, al passaggio, troviamo il numero 1 di Via Joflin, con all'esterno il numero 9 di Village Mystique, poi il numero 2 Villeroy. Immagine suggestiva questa frontale, con l'attacco in mezzo alla pista di Jean-Pierre Dubois con Ralph Darling, che sta passando al comando adesso quando i cavalli sono sulla curva all'attacco della discesa, con l'11 dunque Ralph Darling al comando. Si va a percorrere i primi 1000 metri di pista in assoluto controllo. Ralph Darling all'esterno, avanza il numero 2 Villeroy, che va ad attaccare il battistrada. Sotto c'è Village Mystique con il 4 di Vive Day 2, il 3 di Wayland Cash, che sono qualificati. Avvicinamento al comando, adesso il numero 2 di Villeroy con Buzz Darling che si prepara, si va da 1.16.6, avanza anche di Gov, all'interno c'è il 9 Village Mystique. Ancora uno scambio probabilmente, perché il numero 11 Ralph Darling sta passando di nuovo al comando. Si sono avvicendati due volte e i cavalli in testa senza nessun allungo, si va da 1.17.4. È risalito intanto anche il numero 6 di Vola Vicomte, che è in schiena, mentre i cavalli adesso sono all'attacco della salita. Con una marcia di trasferimento al comando facile il numero 11 di Ralph Darling, che ancora deve aumentare la cadenza. La corsa è stata molto tattica fino a questo momento, con nessuno che prova a vivacizzare l'andatura, e così per il battistrada è semplice arrivare alla curva, ma in pressione comunque un po' adesso Vigov, che prova a spingere su Dubois. All'esterno Frank Rivard che dà un attacco adesso più severo, sposta in terza ruota il numero 6 di Vola Vicomte dal parziale secco e sull'allungo prende un po' di margine. Al battistrada va Ralph Darling che prova però a reagire con tre cavalli a lottare, sbaglia il numero 6 e così Ralph Darling controlla fin sul palo e va a vincere nei confronti del numero 9 di Village Mystique. E poi per il